Benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Compagnia delle Opere dalla filiera di edilizia CDO. Filiera che io, Ruggero Spagliarisi, insieme a Simona Frigerio e Pier Giorgio Orsi e con il prezioso aiuto organizzativo di Caterina qui presente, coordiniamo a livello nazionale. Una filiera che si rivolge agli operatori del settore edile, in particolare le imprese di costruzione, gli impiantisti, i progettisti, società del real estate, fornitori di materiali di costruzioni, come un luogo di aiuto a tenere aperto lo sguardo su quanto succede e verso un confronto costruttivo. Il tema del webinar di questa sera è vivere e progettare gli spazi dalla casa alla città. Vi presento gli ospiti, io li ringrazio molto per aver accettato l'invito, che sono due illustri professionisti di due importanti e famosi studi di progettazione di Milano e di Bologna. Sono, devo dire, particolarmente contento perché sono anche due professionisti con cui io abitualmente lavoro e che ho avuto quindi anche modo di apprezzare e stimare e di condividere anche un po' le ragioni ultime per cui uno lavora e si impegna. Sono qui con noi l'architetto Luigi Venatti dello Studio Teco di Bologna e l'ingegner Gino Garbellini, fondatore e socio di Più Arc Studio di Milano. Faccio una brevissima introduzione perché mi sembra, stamattina ho partecipato anche a un webinar del Sole 24 Ore sul Real Estate e quasi tutti erano gli operatori presenti, erano concordi di dire che c'è un vento diverso, più positivo. Si comincia a vedere una via d'uscita, anche se, come dire, non è scontata per dei segnali da una parte positivi che vengono dall'industria e dell'economia e dall'altra parte purtroppo negativi che vengono dalla povertà che è aumentata. Però quello che speriamo è che questo accaduto imprevedibile, immaginabile che è stato il Covid, possa diventare una grande opportunità di cambiamento e di ripensare alle solite cose. Allora, questa sera, con l'aiuto dei nostri ospiti, vorremmo addentrarci nel tema del progettare, dei cambiamenti in atto, in cosa vuol dire riprogettare gli spazi, sia che si parli di casa, sia che si parli di città. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo innanzitutto. Cioè da dove ripartire, verso dove andare. Non vogliamo dare delle soluzioni pronte all'uso, non è il nostro scopo, ma aiutarci a leggere la realtà, aprire un confronto e magari anche lasciarci provocare da alcuni spunti che mi auguro emergano e ci provocano appunto a riguardare il nostro fare e il nostro pensare. Come modalità della serata inizierò magari con alcune domande io per rompere il ghiaccio. E sarà possibile per tutti i presenti porgere delle domande attraverso la chat, quindi vi prego già la chat dovrebbe essere aperta, di utilizzarla, oppure di evidenziare se uno vuole anche intervenire personalmente. Questo lo vedremo anche in funzione delle domande. Qualora interveniate, vi chiedo l'accortezza di essere concisi e brevi in modo tale da dare lo spazio a tutti. Presento un attimino i due studi. Studio Teco Più, abbiamo detto studio di Bologna, 30 anni di attività, più di 1000 progetti. Sono quattro soci partner dello studio, circa una ventina di collaboratori. Progetti in Italia e anche all'estero, nel Bahrain e nel Saudi Arabia. Specializzati sull'edilizia, sull'urbanistica. E una forte specializzazione sugli impianti sportivi, in particolare gli impianti che hanno a che fare con l'acqua. Più Arc è uno studio, uno dei più famosi studi di Milano, ma direi ormai a livello internazionale, per le gare a cui hanno partecipato e che alcune anche vinte. Sono quattro soci, lo studio è nato nel 96 e diciamo, sono diventati famosi perché hanno lavorato, diciamo, con le maggiori maison della moda, con Dolce & Gabbana, con Gucci, con Fendi, Givenchy, e questo gli ha aperto un po' tutto questo mondo. Hanno vinto diversi premi, come gli architetti italiani, due medaglie d'oro. Sono una cinquantina di collaboratori e la cosa che mi ha colpito leggendo, conoscendo Gino e anche guardando il loro sito, è che loro da una parte tendono a, cioè vogliono sottolineare questo aspetto ancora della bottega, no? Dell'artigianalità e quindi del laboratorio dove su un tavolo di legno grezzo tagliano i cartoncini e nello stesso tempo per fare, diciamo, i plastici e nello stesso tempo hanno la stampante 3D con cui poi fanno gli altri stampaggi.
Alcune delle loro opere sono, una delle ultime è la, sono vincitori dello Human Technopole Headquarter che c'è nell'ex area Expo e uno dei, il Porta Nuova Building che c'è proprio in Piazza Garolenti e come dicevo molti dei quartier generali delle grandi firme della moda. Io inizierei a entrare nel merito, porterei più tempo via ai nostri ospiti e quindi partirei proprio dal tema che è il tema della serata, no? Quello della città della rigenerazione. C'è chi parla di resilienza. Io so che è un termine che ad esempio a Garbellini non piace perché sa un po' di conservazione, no? C'è chi dice che non c'è nulla di nuovo, ma che il Covid ha solo accelerato dei processi che erano in atto. C'è però chi in questo momento qua, in questo periodo, ha cambiato casa, chi ha lasciato la città per andare a vivere in borghi più piccoli, chi sta ripensando gli uffici. Allora, come prima domanda vi chiederei, in un giro di tavolo veloce, diciamo virtuale, ci aiutate a capire cosa sta succedendo, quali cambiamenti stanno avvenendo nel mondo che ci riguarda? Intanto ringrazio tutti di questa occasione, è un'occasione che mi è cara, soprattutto per il rapporto con Ruggero, per il rapporto che è nato anche con Gino, che mi è stato presentato da Ruggero e con il quale ho trovato molte, molte consonanze. Vi ringrazio per questa possibilità di fare una chiacchierata aperta, apertissima, perché deve essere aperta, perché i temi che poni sono temi vasti che, diciamo, di cui si fa fatica a definire i limiti. Città rigenerazione è la prima questione che poni sul tappeto, anche alla luce di quello che sono gli ultimi avvenimenti, no? Io, diciamo, ci siamo interrogati anche in quest'anno, sia insieme a te, anche insieme a Gino, che cosa volesse dire la sfida che abbiamo dovuto affrontare a riguardo della pandemia che ci ha chiuso dentro le nostre case e che ci ha fatto scoprire, secondo me, tante cose che non conoscevamo dei nostri ambienti domestici. E questa scoperta, secondo me, è stata per molti una scoperta agghiacciante. E devo dire, per molti, una scoperta magari di aver ritrovato la possibilità di aver ritrovato un certo calore familiare, ma per molti anche di aver capito che forse la casa è veramente qualcosa di troppo stretto per poterci vivere. E secondo me questo è un tema molto, molto pressante di questo periodo, almeno lo vedo come tale, no? Perché di fatto noi abbiamo sempre inteso la casa come una sorta di, sì, di rifugio, di appendice della nostra persona, quasi diciamo un'espansione, no, della nostra, un esoscheletro del nostro io. E questo, secondo me, è effettivamente un tema che con quello che sta accadendo è stato messo molto in crisi, perché abbiamo scoperto, dopo essere stati mesi rinchiusi dentro le nostre case, ultimamente forse un po' meno, ma sicuramente col primo lockdown tantissimo, che di per sé forse questo ambiente non basta, no? E secondo me abbiamo scoperto, almeno quello che mi sembra che sia abbastanza sul piatto dei ragionamenti che trovo, diciamo, un po' più o meno in tutti, a me pare che appunto abbiamo scoperto che ciò che sono gli ambienti domestici, quello che riguardano gli ambienti nostri più personali, possono vivere solo se sono frutto di una relazione molto stretta con ciò che li circonda, no? Uno è lieto di tornare a casa perché è stato in giro. Molto facile, no? Cioè, siamo lieti di ritornare fra le mura domestiche conosciute e amate perché abbiamo girato per il mondo, perché ci siamo relazionati, perché ci siamo stancati, ci siamo messi alla prova, abbiamo rischiato, abbiamo approfondito, no? Abbiamo conosciuto. E questo sicuramente è un tema di questa relazione che secondo me è il tema, perché io penso che almeno quello che penso che abbia reso o abbia portato questa nuova sfida appunto del Covid sia stata la riscoperta proprio di questa relazione. La riscoperta della relazione fra lo spazio privato e lo spazio pubblico, che nessuno dei due può vivere senza l'altro e che anzi il vero tema si sviluppa sulle soglie. Cioè, ho trovato questa una recente definizione di
di un critico molto interessante a proposito della soglia, no? E questo penso che sia un tema davvero, davvero serio, cioè da capire finalmente fino in fondo, no? Perché secondo me la sfida si svolge proprio su questo confine, sul confine fra ciò che è pubblico e ciò che è privato, o almeno ciò che noi riteniamo che sia pubblico e ciò che riteniamo che sia privato, no? Perché per passare da un ambito esterno, quindi da ciò che è fuori dalla nostra casa alla nostra cosiddetta casa, dobbiamo fare una transazione, no? Dobbiamo una transizione fra ciò che è fuori e ciò che è dentro, o meno quello che noi riteniamo sia tale. E questo, secondo me, è questo punto di connessione, è quello che secondo me dobbiamo ricapire, no? Perché abbiamo capito che non ci può essere un passaggio così repentino fra ciò che è dentro e ciò che è fuori, no? Ci vuole un punto di connessione, questo punto di connessione è uno spazio, cioè è uno spazio di per sé, no? E noi non l'abbiamo mai capito, almeno io, a me sembra che di fatto non solo noi, diciamo noi come abitanti e utenti di spazi privati e di spazi pubblici, ma per esempio anche le pubbliche amministrazioni, per esempio chi parla di spazio non ha, secondo me, capito che il vero tema è su questo confine, si svolge su questo confine. Per esempio adesso sto facendo un progetto per una scuola interessante a Bolzano e mi sto rendendo conto che il vero tema di questa scuola è esattamente il filtro, è esattamente cosa vuol dire passare da fuori a dentro e passare da dentro a fuori, no? Perché questo è esattamente il tema, per esempio, è un tema di conoscenza, cioè apre un tema di conoscenza del mondo, di ciò che c'è fuori e dell'ingresso di ciò che c'è fuori dentro, no? E questo, secondo me, possiamo portare questo tema della soglia, no? Lo possiamo portare a mille scale, cioè, non so, per esempio, la soglia fra il balcone mio e quello del mio vicino, no? Cioè, com'è che questi si connettono? Cioè, quello spazio è uno spazio di incontro, è uno spazio di relazione, è uno spazio di possibile espressione di un rapporto? Cioè, è una domanda che mi sembra molto interessante, no? Cosa significa, per esempio, la finestra stessa? Parliamo di una finestra, no? La finestra ci mette in relazione con l'esterno, no? Ma questa finestra allo stesso tempo potrebbe essere, anzi è chiamata secondo me ad essere, essa stessa una componente che ci mette in relazione con, no? Che cosa vuol dire che esiste questa relazione? Come la disegno, no? E secondo me questi temi sono quelli che mi sembrano davvero al centro, così come di fatto gli spazi pubblici, no? Per esempio Bologna ha fatto della soglia, per dire, mi viene da pensare alla città di Bologna, Bologna ha fatto della soglia il suo, lo studio e l'idea di spazio promiscuo fra spazio pubblico e spazio privato, ha fatto diciamo lo studio suburbano, la sua maglia urbana, no? Dal Medioevo in poi si è basata sulla è vissuta, è, diciamo, a tratto linfa proprio dalla compenetrazione di pubblico e di privato, il portico, no? Il portico che è stato imposto come una regola, di fatto non è altro che una promiscuità che disegna l'abitudine e la possibilità di vita di una città, no? Una città come Bologna è nata da questa idea, no? Che è un'idea che non è stata un'idea, diciamo, di un architetto, è stata un'idea nata dal basso, che però in un qualche modo ha reso possibile, anche secondo me, ha cambiato il carattere dei bolognesi, ha reso i bolognesi quello che sono, no? Ha reso la città di Bologna quella che è, no? E secondo me è su questo confine che noi, secondo me, dobbiamo lottare. Dopodiché mi piacerebbe anche parlare di rigenerazione, perché secondo me il tema si va a finire anche su questo. Però non vorrei forse rubare troppo tempo, ho parlato già anche troppo. Magari sulla rigenerazione magari ne parlo dopo. Lasciamolo lì per dopo, poi magari ritorniamo sul tema della rigenerazione. Nel passare la palla, diciamo, a Gino, mi ricordo che in una chiacchierata una cosa che lui aveva detto mi aveva molto colpito e che mi accennava come in Germania, nei building che vengono costruiti, ormai il 20% dello spazio è uno spazio comune, uno spazio collettivo. E l'altra cosa che mi ha colpito è che nel progetto che loro hanno fatto dello Human Technopole, quello l'ex Fiera di Rho,
il giardino che entra nell'edificio, la piazza non è più fuori, ma è dentro nell'edificio, e dell'edificio sale poi all'interno, al giardino sul tetto, che è un giardino di tutti. Gino, com'è la questione? C'è innanzitutto gran confusione, però vi racconto un po' cosa mi sta insegnando questo periodo difficile e di grandi domande e poche risposte ancora. Beh, primo volevo chiarire questo aspetto della resilienza. Beh, il termine non piace, perché la resilienza è proprio questa capacità che ha l'individuo di reagire a un momento di difficoltà. E ci siamo un po' troppo abituati come dire, a sentire questa parola e farcene un po' anche vanto, quanto siamo capaci di reagire, no? In fondo lo facciamo da generazioni, no? Da sempre. Mi piacerebbe pensare a come si può rimuovere la difficoltà, più che pensare come reagirci, insomma. E quindi già questo periodo deve insegnare che una difficoltà bisogna rimuoverla. Perché adesso sembra che stiamo solo studiando il modo di adattamento. Quindi più che parlare di reazione e quindi di resilienza, mi piace più parlare di rinnovamento. Perché la nostra, l'edilizia, se vogliamo, estendiamo un po' il campo, soprattutto in Italia, è stata ingessata da regole, da modelli che non sono stati capaci di rinnovarsi, nonostante la società poi correva velocemente. E in fondo questo periodo di difficoltà, questa pandemia ha accelerato un processo che era già in corso. Vedo che la cosa positiva che ho riscontrato è che le persone si fanno tante domande. Molti clienti vengono da me e fanno tante domande, si pongono tanti temi e insieme cerchiamo di risolvere, di trovare delle risposte. Quindi già il farsi le domande in un mondo come il nostro lo trovo estremamente positivo. E questo lo trovo veramente l'elemento di forza di questa voglia di rinnovare, perché se ci si fa delle domande si ha voglia di avere delle risposte diverse da quelle a cui si è abituati, con cui ci si confronta tutti i giorni. Il secondo tema importante che poi è motivo di anche su cui lavorare è che questo periodo ci ha insegnato a guardare il vicino, cioè a guardare la persona che c'è di fronte, cioè a cominciare a pensare che abbiamo davanti una persona con cui relazionarci. E questo, credo che lo vediamo tutti anche di fronte al pianerottolo, abbiamo scoperto che esiste un vicino, perché quel vicino sta dentro la casa, dobbiamo relazionarci, insomma, dobbiamo capire anche quando esce lui, quando entro io, quando ci incontriamo per scala. Questo succede nell'ambiente abitativo, perché il vicino è anche quello che abita con me, perché in qualche modo devo convivere uno devo vivere uno spazio insieme. Prima lo vivevo in modo molto libero, adesso invece sono stato costretto a viverlo in un ambiente più chiuso, quindi anche con delle regole diverse. E il vicino è anche la persona con cui lavoro. Quindi questa nuova percezione del nostro vicino è straordinaria. È una cosa che diciamo, nella cultura, diciamo, nord europea è completamente diversa, tornando al tema della Germania. E perché la frequenza che è attivata, no? Che attiva questa relazione sul vicino, è quella che poi regola lo spazio, perché lo spazio è il filtro che sta tra me e il vicino. E la riflessione principale che io ho fatto, ma l'ho fatto anche, come dire, non dico al bar, però con i colleghi, ma non solo, perché è materia di tutti, è che la gente ha cominciato a pensare al vicino e ha cominciato a pensare allo spazio che sta tra me e il vicino. E quello spazio è diventato incredibilmente più ricco e più flessibile, più fruibile, più diversificato. Quello spazio può essere anche uno spazio non convenzionale. È uno spazio che non è semplicemente il mio spazio diviso dallo spazio del vicino, ma è uno spazio che si interconnette con lo spazio del vicino. E questo è nel tavolo di lavoro, perché comunque oggi le persone si sono allargate, quindi quello spazio che separava me e il vicino si è dilatato. Quindi quando progetto uno spazio devo immaginare uno spazio più dilatato. Cioè, c'è tutto come una nuova
come frequenza, no? Di vibrazione negli spazi, che è risultato di un evento catastrofico, ma che era già in corso, credo, che io, di cui sono estremamente felice, cioè come se ci è voluta, no? C'è stato un bellissimo libro che si chiamava Armi e Malattie, no? Che diceva che le malattie e le guerre servivano a selezionare, no? A rinnovare la società, un filosofo straordinario. Quindi alla fine credo che questo fenomeno, quello che è successo, ci ha aiutato ha accelerato un processo che c'era in corso. Quello che dice Gigi è giusto, cioè alla fine uno si è reso conto che lo spazio condiviso è oggi lo spazio più importante e su cui bisogna lavorare. Non è più lo spazio intimo, lo spazio, diciamo, da progettare, ma è lo spazio condiviso. E quel modello abitativo, quando dico abitare uno spazio intendo anche lavorare in uno spazio, abitare nel senso generale. Lo spazio intimo è uno spazio che continua a essere intimo in ogni cultura, è intimo in modo differente, la cultura nord-europea è diversa rispetto alla cultura del sud, mediterranea, però invece è lo spazio condiviso che è uno spazio da ripensare completamente. E non bisogna, credo, ripensarlo e in modo, diciamo, inventandosi modelli nuovi, ma bisogna pensare come altre culture vivono quello spazio. E io mi riferisco molto allo spazio nord-europeo perché credo che la condivisione dello spazio, quindi lo spazio condiviso, in un modello nord-europeo è molto più libero, molto più aperto. No? Ci sono già dei modelli, perché quello che diceva in Germania è vero ed è verissimo. Insomma, portavo l'esempio di la mia compagna che è tedesca, che arriva in Italia ed è sconvolta che non esiste un locale di lavanderia comune nel condominio. È un esempio molto banale per dire quanto quello spazio è importante. Quindi io credo che bisogna ripensare. Io non ho risposte, perché naturalmente quel modello funziona in una cultura nord-europea, però visto che le culture ormai si stanno sempre più mischiando e interconnettendo anche per come le migrazioni trasversali che ci sono, bisogna guardarsi intorno. Noi non siamo abituati a guardarci intorno nel progettare gli spazi. Noi abbiamo progettato questo, stiamo progettando questo edificio per la Human Technopole, che è un centro di ricerca importante. Ci siamo resi conto che il fabbisogno veniva oggi non tanto del sedermi al tavolo e lavorare davanti a un computer, ma di avere uno spazio in cui scambio informazioni col vicino e l'ho fatto in modo informale. Quindi anche questa connessione, questa relazione è informale, non è più formale, cioè non si intende più come faccio l'incontro in un certo modo e ho il mio vicino di banco, ma mi interconnetto in modo informale. Gli esempi sono tanti, penso che tutti insieme dobbiamo riflettere. Mi piacerebbe, diciamo, che venissero fuori tante domande, ma che fosse il contributo un po' di tutti nel dire come, guardandoci intorno, e ci sono tanti esempi straordinari, la cultura giapponese è completamente diversa dalla cultura europea, la cultura asiatica, però ci sono tanti modelli da cui si può pescare, e pescare non è sbagliato, perché si può prendere il meglio. Credo che la cultura nord-europea a me piace molto perché ha un senso civico di condivisione dello spazio che non è presente nella nostra perché poi condividere lo spazio vuol dire curare lo spazio, perché anche la cura dello spazio è importante, che è un altro tema. Io mi sono reso conto oggi di quanto è importante lo spazio condiviso e quanto è importante che quello spazio sia uno spazio di qualità nella progettazione e nella gestione di quello spazio. Io sto parlando, noi facciamo progetti importanti, però penso al piccolo spazio, sono molto più interessato allo spazio minuto. Un altro esempio che io faccio, la cosa che mi interessa di più quando cammino per i marciapiedi è vedere l'attacco tra la parete verticale e il marciapiede, e la parete orizzontale. E per me, cioè io quando cammino, cammino in Germania, io voglio vedere lì, perché l'attacco tra l'edificio e il marciapiede, quel punto di incontro è il segno di una relazione tra una superficie orizzontale che cammina e una superficie verticale, e quell'elemento lì è l'elemento che mi rappresenta la qualità.
e io vedo quella qualità, la riconosco, non la riconosco da noi, mi spiace dirlo, ma a Milano, che è la città più, come dire, più avanti, se vogliamo, anche del panorama italiano, io non riconosco quella qualità. Pensiamo a quella qualità che è una qualità minuta, dei piccoli spazi. Lavoriamo su quelle cose, poi dopo i progetti importanti si fanno, però tutti insieme dobbiamo immaginare di ripensare come dire, a costruire quei piccoli tasselli di uno spazio condiviso che poi è oggi diventato centrale. Ma mi colpisce da questo primo giro, Poi vabbè. adesso, scusa, Ruggero, poi adesso facciamo però risposte, noi risposte molto più rapide, così facciamo molte più domande, se no, no Perfetto. scusateci. No, ma La direi che prima è concessa. siamo anche la seconda, magari, perché mi sembra che siamo entrati già nel cuore, no? Da come da questo Covid, cioè non è nata una voglia di, come dire, di relazione, di tornare a come prima. Ma la voglia di una nuova relazione che va a pensare anche a un nuovo modo di concepire, di pensare allo spazio, no? Mi colpisce questo. E prima di tornare su questo punto, vorrei magari allargare dalla casa alla città, no? Gigi introduceva il concetto della rigenerazione. Proviamo a fare un passaggio invece di come questo spazio si dilata e diventa lo spazio della città, quindi di una socialità più allargata. Gigi, cosa volevi dire tu su questo tema della rigenerazione? No, no, mi colpisce quello che ha detto Gino, perché quella cosa che diceva è molto vera, cioè la sento molto vera, cioè il fatto che il dettaglio, no? L'idea che il dettaglio possa in un qualche modo dettare una linea di ripresa, una possibilità appunto rigenerativa, no? L'esempio che faceva dell'attacco fra la parete verticale e il pavimento, no? Cioè, se penso a quanta architettura, anche interessante, a quanto sforzo anche immaginativo di tanti nostri colleghi del passato si è speso su questo tema, di che cosa fosse appunto l'attacco a terra di un qualsiasi edificio che vuole essere una presenza, di fatto si capisce che forse basterebbe proprio partire da questo, no? Per poter rimettere in discussione la rigenerazione di uno spazio intero, no? Perché di fatto io penso che sia molto importante che ci rendiamo conto che l'idea di rigenerazione è un'idea di un processo. Cioè, sento parlare, no? Cioè, di rigenerazione è una parola che va molto di moda, no? Se ne parla molto. Dobbiamo rigenerare, non possiamo più consumare suolo e quindi dobbiamo rigenerare quello che abbiamo, no? E rigenerare quello che abbiamo pone delle questioni, perché un conto è agire su di un greenfield, come lo chiamano gli inglesi, un conto è agire su un brownfield, cioè qualcosa che è già pieno di rapporti, di relazioni, di qualcosa che è in atto, no? E penso che qui il tema sia un tema che ci deve veramente. Come si può dire, ci deve portare dentro ad un'idea che per forza deve avviarsi verso un processo lento, no? Io sento parlare di rigenerazione come di qualcosa che in un qualche modo si riesce a ottenere così, quasi con la bacchetta magica, no? Invece mi sembra che ci dobbiamo rassegnare a pensare che questo è che noi possiamo avviare un processo, ma questo processo si compie in un tempo che noi non conosciamo, non sappiamo. E penso che anche il tema di questo processo, secondo me, deve avere una parola guida. Cioè, e la parola guida deve essere, per me, deve essere bellezza. Cioè, la parola guida deve essere bellezza. La parola strausata è molto inflazionata, perché di fatto a ciascuno questa parola risveglia diverse sensazioni, diverse accezioni, no? Però io ho un grandissimo paradigma di quest'idea di rigenerazione, no? Che per esempio, che è stato per esempio la costruzione della Sagrada Famiglia, no? Un monumento che tutti conoscete, conosciuto in tutto il mondo, no? Ancora.
in costruzione. Però di fatto è un processo, se voi ci pensate è un processo, è stata l'inizio di un processo, la genialità di chi lo ha pensato è stato proprio l'idea di avviare un processo più che di completare un monumento o un'opera architettonica, no? E questo processo è stato un processo che ha coinvolto uomini, ha coinvolto maestranze, ha educato persone, ha aperto il cuore della gente, è stata un'opera sociale. Ecco, noi abbiamo bisogno, secondo me, di questo, cioè di avviare un processo di rigenerazione delle nostre città che ponga qualche seme, no? Basterebbe qualche piccolo seme, no? Sparso qua e là, che però contenga un germoglio di questa bellezza. Perché quando questo seme attecchisce, e se attecchisce, cambia il contesto, cioè lo cambia per forza, no? Lo cambia per forza. E quindi capisco che c'è sempre una deriva comunque dirigistica, no? Una deriva forse amministrativa, politico-amministrativa, che tende in qualche modo a cercare di racchiudere questi processi in tempi certi, in tempi veloci, in tempi che siano lo spettacolo dell'efficienza di una determinata capacità politica amministrativa. Ma io penso che invece la vera genialità di queste generazioni sia poter avviare questi processi attraverso una bellezza condivisa. E qui direi che appunto mi viene proprio da pensare che stiamo parlando proprio del contrario di una rigenerazione diffusa, no? Vedo invece tanti sforzi che si concentrano molto su una rigenerazione diffusa, che per l'amor di Dio è importante, perché che noi arriviamo a desigillare il suolo, che noi arriviamo a decongestionare certi tipi di situazioni che in un qualche modo diventano insostenibili, questo è assolutamente necessario, no? Però secondo me più che altro è proprio rigenerare, non significa appena questo, no? Significa secondo me rimettere in campo, permettere che la trama di ciò che è la città possa rimettere in circolo, no, quelle energie virtuose che sono sempre dal basso, perché non possono che essere dal basso, no? Energie virtuose che in un qualche modo ridisegnino il nostro contesto urbano. Ci sono tanti esempi, secondo me, che sono partiti e che possono piano piano magari anche essere presi da qualche modo da manifesto, no? Per certi aspetti, quindi avere anche delle visioni, lanciare delle visioni che secondo me ci servono proprio queste. Sulla bellezza, Gio Ponti ha scritto un bellissimo libro che si chiama Amate l'architettura, no? Che invito tutti a leggere, bellissimo, che racconta delle cose straordinarie in modo molto semplice, in un periodo che è lontano anche da queste difficoltà. E allora io mi faccio una domanda tutti i giorni, anzi mi fa piacere che sia Marco Cerri qua, con cui lavoro tanto e che anche una sua risposta mi interessa. Faccio una domanda: la rigenerazione passa attraverso cosa? Tra la demolizione e la ricostruzione? Passa attraverso il ridisegno? Questo è il tema, io credo sia un tema principale. Per anni abbiamo sostenuto che il grande tema della città, in particolare Milano, fosse il recuperare gli spazi, cioè ristrutturare sostanzialmente. Oggi non sono più così convinto, sono molto più scettico sulla capacità che un recupero può dare energia nuova. Credo molto credo che una rigenerazione deve passare attraverso una profonda trasformazione della città. E una profonda trasformazione è una profonda trasformazione che è anche invasiva, è anche difficile. È anche si scontra contro un mondo che è decisamente conservativo nel nostro ambiente, però ha una forza di portare cose nuove, col rischio anche di che queste cose nuove siano poi malfatte, nel senso della bellezza. Però io credo molto che bisogna pensare di rifare
Poi dopo non è una regola assoluta, quindi io faccio una mia posizione, ma non è. Però è una domanda che dobbiamo farci. Penso che bisogna. Poi non vale per tutto, naturalmente, ci sono dei luoghi che vanno riqualificati, però in genere io credo che bisognerebbe imparare a demolire di più e ricostruire, sempre guardando altri paesi. I paesi anglosassoni, ad esempio, la trasformazione è in atto, che è stata fatta anche negli anni passati, una trasformazione veramente radicale. E quindi la contrapposizione e il contrasto quindi, diciamo, anche banalmente edifici storici, dei nuovi edifici, questa nuova forza, questa nuova relazione che si basa sulla contrapposizione, sul contrasto, ha creato un nuovo linguaggio urbano, e questo è una cosa che da noi non succede. E quindi io credo che bisogna assolutamente rigenerare, ma con un'azione coraggiosa. Ecco, non so, Marco, se tu sei d'accordo, ne parliamo spesso di questo tema della. Scusa, provo con una. No, Faccio io sono un'altra d'accordo, domanda. Marco, se vuoi intervenire, Mi dico una cosa. piace solo perché con lui spesso ragioniamo su questo tema, no, Assolutamente. della. Vi faccio anche una provocazione, no, su questo punto. Ma io so che è in corso, ma penso sappiamo tutti, un disegno di legge sulla rigenerazione in Italia, no? E questo disegno di legge alla fine risulta più coercitivo delle attuali leggi che ci sono sulla rigenerazione. Tant'è che le associazioni di categoria, Confindustria, ANCE, Assoimmobiliare, hanno detto: ma no, non possiamo pensare di rigenerare aumentando le regole, no? L'altra volta tu mi dicevi il piano regolatore di Stoccarda, mi sembra Sì, che sì, sì. parla da 7 pagine, dove Esatto. il PDC, il permesso di costruire, uno presenta solamente le facciate, poi tutto il resto è libero, la destinazione, la divisione interna, eccetera. Allora, la domanda, e anche se Marco vuoi intervenire, mi ci fa molto piacere, ma è possibile pensarlo in Italia? Cioè, con questo regime di leggi, di norme, di vincoli, possiamo pensarci, possiamo raccogliere questa sfida? È possibile? Cosa ne pensate? Marco, vuoi intervenire? Parto dalla coda a sto punto, la tua domanda. No, perché Marco Cerri è uno dei soci di un altro studio importante di Milano che è Archimie. Direi molto, molto bravi, soprattutto sulla parte urbanistica, ma anche sulla parte di progettazione. Però direi che la parte proprio urbanistica è. pianificazione urbana più che urbanistica. No, partiamo da questo aspetto, l'ultimo che hai toccato. Se prendiamo giustamente dal disegno di legge che sta girando adesso, siamo alla forzatura, cioè proprio, della norma che pretende, pensa di codificare tutto, la sostenibilità, la rigenerazione, con la pretesa che la norma possa assolvere a tutto, anche a quello che non è prevedibile. E questo è un grosso limite. Il tema della norma. In realtà deve essere un aiuto a gestire i rapporti, le questioni, semplificarle e non complicarla. Nei fatti, lo storico che abbiamo in Italia è che prende esempi o spunti dall'estero su tutte le normative, se ci pensate. Perché a chi ha a che fare di una normativa antincendio all'estero non ha nulla a che vedere con la normativa italiana, che è molto più stringente, vincolante, ma perché parte dal presupposto che comunque non siamo in grado cioè dobbiamo essere regolati, controllati e non c'è da fidarsi. Per cui se io moltiplico le norme, mi garantisco sul fatto che non avvenga l'abuso, che le regole vengano confermate, e quindi la base, diciamo che l'illusione che la regola, la norma ti possa garantire sulla qualità da una parte, o sulla rigenerazione o su tutto quant'altro. Sul fatto che si possa vivere e lavorare senza norme, dico di sì, è possibile. Siamo passati dal regolamento edilizio al Comune di Milano del 99, che è un periodo storico un po' particolare, senza andare a metterci connotazioni politiche, però di un regolamento edilizio che penso che non superasse i 70 articoli, di tanto, ma alcuni erano anche di norme transitorie, a un attuale regolamento edilizio che supera i 100 60 articoli, se non sbaglio, se non mi ricordo più, ho perso il conto, però, e vanno a normare anche, tra l'altro,
elementi di altre normative, per cui se cambi l'altra normativa ti domandi quale vale sull'altra e va a codificare tutto nel dettaglio, allo sfinimento, col presupposto che la premessa è che tutto ciò che non è consentito dalla regola non lo posso fare. La realtà dei fatti ti dice però che in realtà è l'imprevedibilità, un po' quello che poi introduceva Gino, in un certo senso, in generale, è quella che ti consente poi di fare delle cose, perché tu non puoi prevedere tutto, non sei capace. La norma è incapace, per definizione, nei fatti, di codificare tutto. E poi ti fai la norma e viene fuori quell'imprevisto che riconosci che è migliore, ma siccome la norma non l'ha previsto, non puoi farlo. E chi ha esperienza del Comune di Milano, che è un PGT molto morfologico come pretesa, cioè dove ha l'intenzione di codificare l'intervento nelle linee di gronda, nelle sagome e quant'altro, poi si trova di fronte all'evidenza di alcuni fatti, banalmente, la sostenibilità mi introduce, o il recupero, la qualificazione energetica, di fare fabbricati che sono più grandi dei fabbricati che facevamo qualche anno fa, sono oggettivamente più grandi, non ci stanno nelle norme. Non riesce a farli. E quindi deve andare in discostamento dalle norme. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non torna. Quindi la norma non è garanzia di qualità o di certezza. Si può volendo, dovresti anche dare presupposto che dall'altra parte ci sia veramente una sinergia, cioè che chi fa le norme o chi deve controllare le norme. E chi opera, l'imprenditore, l'architetto, il professionista, non necessariamente siano due soggetti contrapposti, e che entrambi hanno il comune interesse del bene comune, adesso per semplificarla. L'ultima cosa invece su quello che diceva Gino, sì, c'è anche una deriva oggi sulla rigenerazione, si parla, ma è molto una deriva ideologicamente conservatrice nei fatti. In cui ci si immagina che il recupero, la rigenerazione sia andare a vivere tutti nei borghi, perché comunque tutti ci possiamo permettere avremo tutti il 5G, anche il borgo più sperduto in mezzo alle colline, e che un po' da, poi sono molto negativo da questa reazione post-Covid, in cui ci si immagina case in cui si vivrà solo a casa e non si va più a lavorare, che è la cosa più aberrante da tanti punti di vista. Però la storia, in realtà, giustamente, sia Luigi che Gino citavano la storia della città. Se tu pensi, la storia della città è fatta sulla demolizione e costruzione della città stessa. Tant'è vero che tu, quando vai a fare gli interventi in città consolidate, scopri che o i pezzi di città romana riciclati nel Medioevo, riciclati letteralmente, che costruite demolendo e facendo su e via andare, e questo è andato avanti in eterno. Ma che comunque la città ha mantenuto quello che aveva un senso mantenere, ma che ha superato, perché comunque trova anche forme nuove e innovative, che non negano il passato. Grazie Marco. Gino, vuoi portare qualcosa, cioè l'esempio magari dei paesi nordici su questo punto? Sì. Però interessante. Aggiungevo un elemento che può anche riprendere quello che diceva Gigi. Cioè, qual è il massimo comune denominatore di questa riflessione? È la qualità, cioè quando la regola non è capace di rispondere a un fabbisogno, quando la città deve come rinnovarsi ma non, appunto non ha queste regole, quando appunto anche c'è una richiesta di bellezza, insomma si diceva prima, il progetto deve essere un progetto di qualità, cioè bisogna imparare a fare un progetto di qualità, cioè bisogna imparare chi fa il progetto e chi lo valuta, perché sono i due soggetti, tra il committente, il progettista e l'amministrazione, questi tre soggetti inseguono un unico obiettivo che è la qualità. È questa cosa, perché io posso demolire purché ricostruire con qualità, posso progettare uno spazio, posso rigenerare purché c'è questo concetto di qualità. Ecco, come la qualità è veramente l'elemento centrale. La qualità è, come dire, produce bellezza, ci sono tanti, come dire, fattori che governano la qualità. Però noi dobbiamo darci questo obiettivo. Dobbiamo costruire un modello di lavoro, di relazioni, diciamo, di valutazione e di interpretazione dei fabbisogni, che però si basa su una ricerca della qualità,
mi spiace ridurre tutto a questa banalità, però ecco, io portando magari esempi nei paesi nordici, mi sembra che quella ricerca ci sia. Innanzitutto lo dico senza criticare necessariamente sempre l'Italia, però io quello che vedo ad esempio nei paesi, ad esempio in Germania, io vedo che i tecnici che sono dentro l'amministrazione sono i tecnici, gli architetti che lavorano per l'amministrazione sono gli architetti migliori. Cioè c'è molti architetti laureati di grande qualità o che hanno fatto esperienze in studi, poi vanno a lavorare nell'amministrazione. Cioè io quando mi devo confrontare come progettista con un'amministrazione, trovo dall'altra parte un professionista di qualità, addirittura, come dire, più stimolato a produrre qualità rispetto a me. Insomma, ecco, questa cosa è fondamentale, cioè avere un confronto che si basa sulla qualità anche dall'altra parte. Lo dico anche perché magari qui dentro ci sono dei committenti, anche il committente insegue quel modello della qualità. Faccio un esempio terribile, perdonatemi, però perché, come dire, il paesaggio tedesco, ma anche francese e svizzero in particolare, non è stato devastato dalle casette a schiera? Perché? Perché non esiste la figura del geometra. In Germania non esiste la figura del geometra. Volevi farti una casa, andavi all'architetto. In Svizzera non esiste la figura del geometra. Cioè, quindi, come dire, il geometra, adesso non mi vogliano male i geometri, però alla fine c'è una cultura architettonica che poi ha stratificato un modo di lavoro, cioè il committente, il professionista, l'amministratore, che è stata capace di produrre qualità. Poi anche loro hanno fatto delle cose terribili, però comunque c'è ci sono dei modelli molto, insomma, e quindi quando c'è una ricerca della qualità non siamo spaventati nel demolire. Perché siamo spaventati a demolire in Italia? Perché siamo preoccupati che il nuovo sia peggiore del vecchio. Perché siamo spaventati di demolire un edificio di Gio Ponti degli anni 50? Perché siamo spaventati che si faccia di peggio. Gio Ponti ha progettato 150 edifici a Milano, ne avrà fatto uno male, 150 ne ha fatti, la maggior parte sconosciuti, quindi ha attraversato un periodo in cui si costruiva tutto. Demoliamo l'edificio di Gio Ponti, insomma, di questo. Quindi inseguiamo questo modello, creiamo una cultura che produce qualità e dobbiamo farlo tutti insieme. Noi, da parte nostra, con l'autocritica di aver fatto tante cose brutte, e però anche i committenti, anche le imprese che devono inseguire la qualità. È tutto un modello che porta tutto al rialzo nei costi, perché al rialzo ne fai bisogni, tutto al rialzo nelle richieste, nell'economia, insomma, è questo risalire, no? E se guardo il modello nord europeo, l'asticella è molto più in alto. Costa di più costruire, costa di più comprare, il professionista è più pagato, cioè c'è una ricerca del dettaglio tecnologico migliore, i materiali innovativi vengono da lì. L'itong, che è un materiale di costruzione con cui si fanno le case, è un materiale svizzero, adesso, o svizzero-austriaco, non è italiano. Noi abbiamo fatto il gasbeton, che però non è durato molto, è come dire il prodotto povero, no? Quindi alziamo l'asticella. Gigi, sei d'accordo, no? Immagino di sì. Sì, no, non sono d'accordo, però mi interrogo su come possa succedere, perché secondo me quello che dici è assolutamente vero, cioè è innegabile, no? La qualità è materia di assoluta innovazione, ma il tema è come, cioè perché è qui secondo me dove dobbiamo interrogarci, perché per quello che dicevo prima, avviare un processo, cioè perché io penso che la qualità possa venire solo dall'esperienza, cioè se di fronte ad un edificio di pessima fattura ne nasce uno innovativo, interessante, che porta qualità e bellezza, questo alza l'asticella, no? Questo alza l'asticella, cioè quindi questo per dire che secondo me dobbiamo, anche per rispondere a quello che diceva prima Marco, che secondo me è giusto, cioè perché pensare che la rigenerazione sia una rigenerazione di regole, regolamentare e fare un buco nell'acqua, questo io sono d'accordissimo, no? Invece ci dobbiamo
dobbiamo pensare che la rigenerazione è una qualità che nasce da un seme di qualità, cioè è un processo che ricresce da un seme gettato di qualità. E per quello che sono anche d'accordo con quello che dicevi prima, quando dicevi che ci vuole coraggio, perché è vero, cioè una pubblica amministrazione o chi in un qualche modo, o noi insieme alle pubbliche amministrazioni, perché non mi voglio fare sempre l'alter, diciamo, il professionista contro, no, professionista dentro, no, a questo rapporto. Diciamo, quindi, noi come comunità civile dobbiamo chiedere questo SEM, di avviare questo SEM, questo processo. Perché il tema, no, se c'è un processo, e io penso che questo sia innegabile, non si può pensare che questa rigenerazione la si fa appunto con la bacchetta magica. No? Quindi se ci deve essere un processo, bisogna trovare il suo punto di partenza. Quindi il vero miracolo è che ci sia questo piccolo seme, perché quando questo accade, l'intorno immediatamente cambia. No? E io penso che sia questa la chiave di una nuova possibilità. Quindi ci vuole coraggio, perché bisogna progettare, bisogna tentare, fare un tentativo fortemente progettuale per creare semi sparsi di qualità. Allora questo, secondo me, nel tempo genererà, no? A me viene in mente la rigenerazione della città di Roma da parte di Sisto V, no? Sisto V ha fatto questo, no? Ha rigenerato una Roma semidistrutta spargendo in alcuni punti semi di qualità, no? Questo ha fatto ridecollare, no, la Roma, diciamo, tardo cinquecentesca e seicentesca, che poi è quella che conosciamo noi. Quindi alla fine, insomma, penso, sì, che questo tema sia centrale. Sì, la cosa triste, io sono estremamente negativo in questo, è vorrei andare all'estero a vivere, a lavorare, lo dico in modo molto sereno. No, ma un po' si era capito, Gino. No, però la volontà adesso, poi, come dire, non è quello. È vero quello che dici tu, però io adesso sto assistendo, in modo, insomma, da qui parte il mio scetticismo, a una regola che sta guidando questa generazione, che non è quella, non è, naturalmente, quindi che non produce qualità, che non è una regola della qualità, perché io quando parlo di qualità parlo della qualità dello spazio. A me che cosa mi interessa di più non è la bella casa, piuttosto che, mi interessa la qualità dello spazio, è lì il punto centrale per me, è la qualità dello spazio, quindi quello spazio condiviso, quello spazio intimo che è fatto dall'attacco del marciapiede all'affare, è fatto da qualsiasi cosa. Per me la qualità dello spazio è quello che, come dire, è, amate l'architettura nel senso di pontiano, cioè la bellezza, ecco, a me interessa quella cosa. E io vedo che oggi c'è invece una regola che governa questo processo di rigenerazione, che è il profitto. Adesso io dico una cosa scontata, scusatemi, no, lo stanno dicendo tutti, però questa regola del profitto, questa, come dire, diciamo, ormai sta governando e sta impoverendo, perché noi abbiamo una grande opportunità, che è uno, perché sta succedendo questo? Perché naturalmente la rigenerazione oggi è in mano ai privati. Tornando ai paesi nordici, la rigenerazione è in mano al pubblico, sempre. E sono naturalmente società più virtuose dal punto di vista economico, però la rigenerazione parte sempre dall'iniziativa pubblica. In Francia ci sono, lo sappiamo, le professioni, ci sono solo concorsi pubblici. La rigenerazione è pubblica. È chiaro che se è privata, la regola del profitto domina tutto e impoverisce l'intervento. È per quello che io credo che sono molto scettico, perché non vedo nell'operatore pubblico questa capacità e forza per rigenerare. Non voglio dare la colpa ad altri, ciascuno ha la propria colpa, però credo che manchi questo. Questo è l'elemento, diciamo, centrale che vedo che ostativo rispetto a questa capacità. E c'è nelle regole, come diceva Marco, c'è nella società pubblica ingessata, nei professionisti che lavorano dentro l'amministrazione pubblica, nella mancanza di finanziamenti, forse neanche nella parte economica, perché la Francia non è che è messa meglio di noi, però produce edifici pubblici. Si realizza, quindi è l'operatore pubblico. Ruggero, tu sei un operatore privato e potresti dire... È un,
da parte tua. Ti ho provocato. Ruggero è fortemente orientato al profitto. Ruggero. Lavoro con voi due, potete, come dire, essere testimoni. È una lotta continua tra il fare il bello, voler creare, come dire, qualcosa di bello, e tenere, come dire, i numeri sotto controllo. Io volevo provocarvi su un altro punto, che mi sembra abbiamo iniziato nelle ultime parole, no? Ho letto un'intervista di Mario Cucinella, vostro collega, no? Che lui diceva: alla fine ormai facciamo tutti gli stessi building in tutto il mondo, no? E allora volevo riportare un po' il tema al tema della, diciamo, che è stato, l'avete accennato, tra la cultura della persona, la cultura del luogo e la progettazione, no? Cioè, che è un po' quella domanda che abbiamo scritto anche nella locandina: ma l'architetto oggi progetta secondo i bisogni o un precursore? Cioè, Gio Ponti aveva in mente una città ideale, non aveva in mente forse i bisogni, cioè aveva una spinta ideale che lo muoveva a fare, no? E allora, perché se pensiamo di rispondere agli stessi bisogni, alla fine escono delle opere uguali. Cioè, volevo capire la creatività, no? Mi ha molto colpito che il tema dell'intelligenza artificiale sta ponendo un tema del tutto nuovo nelle facoltà di ingegneria, no? Perché c'è tutto un tema morale che si sta ponendo, no? Quando la macchina è a conduzione artificiale, deve decidere se travolgere la vecchietta oppure il giovane. Quindi tutta una serie di morali. E stanno pensando di introdurre un corso di filosofia al primo anno di ingegneria, no? Che per me è una novità incredibile, cioè mi dà l'idea di questo mondo che sta cambiando. Allora, volevo provocarvi un po' su questo punto qua, cioè che relazione c'è tra la cultura e la progettazione? Cioè, l'architetto oggi rischia di essere un segugio, oppure mi sembra nel desiderio vostro quello di essere un pioniere? Cioè, Gino addirittura diceva: tiriamo giù le città, dobbiamo essere invasivi, rifare, no? Mi viene in mente il Panzer, che forse ci vuole una guerra per poter fare questa cosa qua, no? Cosa ne pensate? Poi io, dunque, faccio una parentesi: abbiamo circa 60 persone collegate. Noi potremmo andare avanti a chiacchierare, penso, per un'altra ora o due tranquillamente, però se ci sono delle domande vi invito veramente a scrivere nella chat, o comunque far presente che volete intervenire. Però vorrei provocarvi su questo aspetto proprio di pionieri o segugi. Gino, vai tu che poi ti seguo. Tu che vuoi rasare le città e ripartire, okay, da capo, esatto. Vuoi fare tutto. Gino con la ruspa. Gino, non ti sentiamo? Abbiamo perso Gino? Non si sente l'audio, no? Gino? Io non riesco a vederlo. Neanche noi, ma il microfono aperto, Gino, per cui deve essere un tuo problema. Ecco. Ci sono? Okay. Allora, dicevo che è innegabile che nel passato gli architetti erano stati precursori, gli architetti guidavano la trasformazione, da Corbusier, insomma, architetti che hanno disegnato le città su una propria visione, e poi la società si è in qualche modo modellata, anche dando delle risposte positive, no? E questa cosa, io credo che adesso l'architetto deve essere a servizio, essere, come dire, fare un po' un passo indietro rispetto a questo ruolo di visionario. Cioè, come se noi mettiamo la matita o la mano a disposizione di una società che si può autorigenerare, ha bisogno di sé. In fondo è difficile progettare ormai, perché siamo tutti architetti, no? Uno va dal parrucchiere, legge la rivista El Decor e diventa architetto. E questo è straordinario, siamo tutti capaci di progettare e tutti abbiamo una visione di come ci immaginiamo quello spazio. Quindi noi dobbiamo essere, adesso mi pare, avere questa capacità di sintesi, di tradurre fabbisogni in disegno. Quindi disegnare questi spazi dell'abitare, però interpretando dei fabbisogni. E essere capaci sempre più di leggere questi fabbisogni. Che diciamo, non dico rispondere a domande, perché
che è veramente un ruolo difficile, dare delle risposte o delle ricette difficili, però dobbiamo essere capaci sempre più di interpretare, insomma, di saper ascoltare. Ecco, l'architetto non sapeva ascoltare, l'architetto veniva chiamato, l'architetto faceva il disegno, si prendeva atto, veniva bene, veniva male, mi adattavo io allo spazio. Adesso è completamente diverso. Dobbiamo... Anzi, se vorrei dire anche, dobbiamo essere capaci di pensare a uno spazio che è in continua trasformazione, quindi in qualche modo non, rompere le regole. La società giapponese, tornando alla provocazione di Ruggero, è una società che continua, ad esempio sul modello abitativo, è in continua trasformazione. Gli architetti giapponesi sono stati capaci negli anni di produrre modelli, no? Sperimentazione dell'abitare, anche estrema. Ecco, sperimentare, interpretare un fabbisogno, sperimentare e quindi poi saper leggere la reazione, perché dobbiamo capire anche questo, essere capaci anche noi, perché ad esempio noi non studiamo gli edifici che abbiamo progettato. Mi piacerebbe, ho progettato un edificio per edilizia sociale a Sesto San Giovanni, 25 anni fa, che ho rivestito in legno, il primo edificio italiano rivestito con dei pannelli di compensato marino. Sembrava un progetto innovativo, lo era, perché insomma chi mai un edificio pubblico per il comune di San Giovanni, e poi ho scoperto che metà dei pannelli di legno erano stati smontati dagli abitanti per farci i tavoli e gli arredi, cioè hanno smontato il pannello della parete e gli avevano fatto gli arredi, cioè come dire, io e sono andato e ho visto che l'edificio non aveva più i pannelli di legno che ho messo fuori, cioè, adesso questo è un esempio divertente per dire perché non studiamo anche gli edifici che abbiamo progettato, cioè, cerchiamo di sperimentare e poi rinnovarci anche attraverso una rilettura dei comportamenti che poi sono risultato del vivere lo spazio che abbiamo disegnato. Luigi, Gigi, a te. Un precursore, sei un pioniere. A Bologna abbiamo fatto delle cose belle, no? Direi quasi innovative, cosa dici? No, sì, devo dire che diciamo abbiamo provato e ci siamo lasciati interrogare da quello che vedevamo, no? L'abbiamo fatto anche insieme, Ruggero, devo dire. È stato anche un bel momento professionale quello che abbiamo fatto insieme e continua a esserlo, perché devo dire che siamo tuttora alla prova, no? Infatti, cioè, devo dire che mi provoca un po' negativamente quello che dicevi prima di Cucinella, cioè facciamo ormai tutti gli stessi edifici. No, cioè no, mi sento di dire non è vero, cioè mi sento di dire che non è così, cioè, o meglio, potrebbe essere così, perché di fatto la condivisione delle informazioni e delle immagini sta diventando talmente tanto invasiva e veloce che uno fa presto, no, fa... sfoglia un catalogo di progetti e dice va bene, lo faccio così, lo faccio un po' così, no? Un po' come il catalogo delle case americane anni 50, no? Perché tu andavi, sceglievi casa a catalogo e te la facevano. Si può arrivare lì e probabilmente in qualche caso ci si arriva, no? Non dico di no. Però secondo me non, cioè, la sfida per noi architetti non è morta, cioè non c'è ancora una grande sfida, no? Anche se di fatto quello che tu dicevi dell'intelligenza artificiale interroga, no? Perché parlavo con un mio caro amico che è uno scienziato che studia questi fenomeni e mi sta dicendo che sì, ormai l'intelligenza artificiale è in grado di poter progettare, secondo lui è assolutamente in grado di poterlo fare, no? N dati, N migliaia di dati infilati dentro a un cervellone ti sputano date certe piccole immissioni di dati iniziali ti sputano un progetto, no? Sì, magari questo è vero. A volte potrebbe anche essere sicuramente meglio di quello che posso fare io o anche qualsiasi altro soggetto ben più bravo di me, non dico di no. Però la sfida e secondo me la sostanza di questo scambio, no, fra la domanda che diceva prima Gino, su cui sono d'accordo, no? Fra la domanda profonda di che cosa mi chiede un determinato luogo, di che cosa mi chiede una determinata situazione, e la risposta di una
di una persona, di una personalità che decide di esprimere se stessa attraverso questa risposta, secondo me questo è qualcosa che non verrà mai meno. E secondo me è per questo che non faremo edifici uguali. Non li faremo edifici uguali perché dovremo essere fedeli a ciò che abbiamo davanti, cioè dovremmo essere fedeli alla realtà che abbiamo. Per esempio il progetto di Parigi, no? L'abbiamo fatto insieme io e te, no? Forse è stata una piccola innovazione qui a Bologna, una piccola innovazione, no? Perché cercare di capire che cosa volesse dire realizzare all'interno di un condominio un mondo di spazi esterni che potessero essere una generazione continua di relazioni, no? E io penso che un po' ci siamo riusciti, un po', un pelino, abbiamo dato un piccolo contributo da questo punto di vista, no? Per cui mi sento di dire che insomma, c'è ancora spazio, secondo me, per un'espressione vogliosa di novità e di interesse. Insomma. Bello. Posso dire che Parigi mi è costato molto, visto che parlavamo prima del profitto. Lasciar libero il progettista. Io ho ancora... Ti è costato molto, ma ti ha fatto guadagnare molto in soddisfazione. Quindi, hai pagato per qualcosa di intangibile, ma di molto interessante, molto prezioso. Sentite, io ho ancora due domande in canna. Ve le farei in maniera... e vi chiederei anche delle risposte abbastanza, vista l'ora, che sono le 19:12, telegrafiche. Allora, una non posso non farvela perché se ne parla da tutte le parti, no? Quest'anno è l'anno della sostenibilità. Abbiamo visto le cronache, la Ferragni che è entrata in CDA di Toz per portare avanti tutto il tema della sostenibilità. Volevo chiedervi, cos'è per voi la sostenibilità? Come c'entra e come nel vostro lavoro di progettazione? Cioè nel vostro progettare, cosa vuol dire per voi sostenibilità? Vi chiedo proprio delle risposte quasi telegrafiche, se potete, perché poi ho un'ultima domanda che mi sta molto a cuore, che riguarda i giovani, che vorrei farvi perché so che ci sono anche dei giovani in ascolto, per cui, non so, 2 o 3 minuti a risposta, se non vi chiedo troppo. Io come non sopporto la parola resilienza, non sopporto la parola sostenibilità, ma lo sopporto proprio, non voglio che se ne parli più, cancellatela, con me non ne parlate più. Sostenibilità è mai la base, è come dire la mattina quando mi alzo metto le scarpe, sostenibilità. Cioè sostenibilità è una condizione necessaria, non se ne deve più parlare. Chi parla di sostenibilità vuol dire che, come dire, sta parlando di fuffa, perché quella è la base. Cioè la qualità della società, del vivere, dello spazio, si basa sulla sostenibilità, che è una condizione già assunta, già digerita, già metabolizzata. Perché parlarne ancora? Mi domando, perché parlarne ancora? Che bisogno c'è di parlarne ancora? Vuol dire che negli anni passati ci siamo dimenticati che c'era un fabbisogno? No, non è vero. Io credo che questa cosa sulla sostenibilità è già anni che se ne parla, ci abbiamo già lavorato su. Tutto quello che oggi mi spaventa è che la sostenibilità diventa l'etichetta. Un'etichetta per il profitto, e questo non va bene. La sostenibilità è quello che siamo già noi oggi, quello che dovevamo già essere, quindi non voglio più parlarne. Scusate la franchezza. No, però tu mi hai detto l'altra volta, che mi ha colpito molto, mentre stavamo lavorando, proprio progettando, sì, mi hai detto che per te è sostenibile, la prima cosa è che fare un'opera che dura. A me questa cosa qua della durata... Certo, però diciamo questa è, sì, chiaramente sostenibilità è tutto e niente, quindi nella trasversalità ci stanno anche cose. Il fare una cosa che dura, sì, è vero, però sì, fare una cosa che dura, ecco, forse... Se devo dire sostenibilità, però non è quel concetto di sostenibilità di cui tutti non è il greenwash che va tanto di moda adesso. Esatto, che va tanto di moda, ecco, perché è un'etichetta, è l'etichetta che tutti, è il vestito elegante che tutti utilizzano per nascondere. Gigi, telegrafico, vuoi aggiungere qualcosa? No, cioè, diciamo, sono capisco quello che dice Gino e... giusto, perché quando le parole si inflazionano in maniera così importante, di fatto se ne perdono i contorni, il senso e anche l'interesse, no? No, dico solo una cosa che secondo me è stato il pregio più grande forse che abbiamo dovuto subire in virtù di questa enfatizzazione della parola sostenibilità, ok?
che è stata, secondo me, che abbiamo riguadagnato l'idea di un contesto ampio. Ecco, questo mi sento di dire che un po' è stato introdotto da questa esasperazione del concetto, no? Cioè, che il contesto non è appena quello del tuo quartiere, non è appena quello della tua città, non è neanche quello della tua regione, ma è un contesto enorme, diciamo, il contesto del globo, è il contesto globale. E questo, secondo me, pone un tema che comunque io penso che sia necessario per poter progettare e per poter fare il nostro mestiere nel XXI secolo. Cioè, è necessario. Per cui capisco quello che dice Gino, capisco la questione della durevolezza, che è una delle questioni, diciamo, poste all'inizio da Vitruvio, diciamo, vedo l'importanza di questa enfatizzazione in questa direzione. Cioè, il contesto è un contesto enorme. L'abbiamo visto con il Covid. Di fatto succede qualcosa a Wuhan e il mondo viene travolto. Non si può più pensare ad un provincialismo spinto o ad un, diciamo, laboratorio appena cittadino. Bisogna ragionare in un ambito più ampio e questo, secondo me, scusa, volevo, visto che Gigi ce l'ho la risposta, Ruggero. Ci ho pensato, forse sostenibile è tutto quello che mette al centro la persona. Se metti al centro la persona, sei sostenibile. Lo dico adesso non in senso generale, in senso del progetto, del progettare. Metto al centro la persona e quindi sono sostenibile, perché se la persona è al centro di tutto il mio riflessione, ecco, allora sono sostenibile. Ed è vero che questo non è stato fatto e ancora poco si fa adesso nel progettare, nel costruire, nel disegnare gli spazi. Devo dire che questa definizione di sostenibilità mi piace tantissimo. Grazie. Io vorrei farvi l'ultima domanda sui giovani, perché so che ci sono alcuni giovani in ascolto. Come vi ponete di fronte a loro? Cioè, quando entrano nei vostri studi, cosa gli chiedete? Quali consigli? Come li introducete? Cioè, che tipo di rapporto avete con i giovani? Com'è la questione? I giovani... io adesso dico ancora andate all'estero. Ma tornate. Andate all'estero o tornate? Adesso c'è un fenomeno strano. In studio a noi ci sono tanti giovani, non più giovani, però trentenni, che sono stati all'estero. Io in questo momento ricevo tantissimi curriculum di gente che torna da Londra, dall'Olanda, dalla Danimarca e vogliono tornare a lavorare in Italia. Sono italiani, diciamo, emigrati all'estero, quindi sono andati appena dopo la laurea a fare una formazione, diciamo, trasversale, contaminata da altre culture e da lingue diverse, e vogliono tornare. E questo lo trovo straordinario, quindi se dovessi dare un suggerimento dico andate all'estero, guardatevi intorno e poi credo che potete dare un contributo in quella idea che avevo all'inizio di mettere insieme sistemi e modelli per immaginare un modo nuovo di progettare. E per quelli invece che non vanno all'estero dico guardate e leggete. Io dedico quasi un'ora tutte le mattine a leggere le riviste architettura e lo trovo straordinario. È proprio una regola che mi sono dato. Arrivo in ufficio, sono le riviste e le guardo. Guardare non vuol dire copiare, ma vuol dire prendere riferimenti, capire cosa fanno gli altri, le riviste italiane e le riviste all'estero. Quindi dico ai giovani, dico la stessa cosa. Mi piace vedere i giovani intorno a me in studio che fanno questo, insomma, che cercano di documentarsi, vedere, cioè capire che il contributo viene anche da una lettura di altri fenomeni e anche di altre culture. Quindi. Gigi, com'è per te il rapporto con i giovani? Ma allora, è sempre molto, sicuramente sempre molto stimolante, perché noi, la verità è che noi si invecchia, cioè noi si invecchia e ci vuole qualcuno che ci mantenga giovani dentro. No, e quando vedi arrivare un ragazzo che ha voglia, che è interessato a quello che fa, insomma, è come se tu riconquistassi la passione nuova per quello che fa. E questo, secondo me, è veramente, io traggo un grandissimo contributo da questo entusiasmo. Per me è una,
è veramente una medicina, perché ci sono veramente dei giorni dove mi farebbe derivaltare la scrivania. Perché il lavoro è fatica, il lavoro obiettivamente è fatica, giorni veramente è fatica pazzesca, no? E vedere invece chi lo affronta con questo spirito è veramente, per me è un motivo di grandissima ammirazione e di energia, no? A me di fatto verrebbe da dire due cose fondamentalmente. Adesso ci pensavo mentre parlava Gino, con cui sono molto d'accordo, perché conoscere è sicuramente importante e anzi è necessario, no? Io penso che la prima questione sia metterci, un mio amico diceva sempre, bisogna mettere il cuore in quel che si fa, e penso che questo sia il primo tema, cioè sia il primo tema, metterci il cuore, che vuol dire che tu ci metti tutto se stesso, poi magari sbagli, fai troppo, esageri, sbrodoli, può succedere di tutto, non importa, però se ci metti tutto te stesso, fai un percorso, sei disposto a farti correggere, sei disposto a metterti in discussione, e cresci. Ma se per qualsiasi motivo uno non ci mette tutto quello che ha, farà sicuramente poca strada. Questo è una prima questione. E l'altra questione veramente importantissima, che fa il paio con questa, è: facciamoci delle domande, ragazzi, facciamoci delle domande, perché dalle domande nasce la possibilità che qualcosa di nuovo, sicuramente sempre imprevisto, venga fuori. Io mi trovo tantissime volte, quando sto facendo un progetto, ad arrivare ad un punto che lo lascio lì. Lo lascio lì e i clienti si arrabbiano perché non glielo consegno, ma lo lascio lì, lo lascio sedimentare, lo metto lì, no? Perché ci vuole uno spazio di silenzio, cioè ci vuole uno spazio di lasciare spazio che accada qualche cosa, no? Tante volte, che subito non succede, anche se tu magari ti ci sei messo dentro, ci hai impegnato tutte le tue energie, e a volte non viene fuori quello che vorresti, non viene fuori, non esce, non sei contento, no? E quindi c'è bisogno di questo spazio, lo spazio dove le domande possano fiorire e aprire, a volte domande ancora più grandi, che è veramente ancora molto più interessante che le risposte, e a volte dare qualche piccolo accenno di risposta, che però non è mai una tappa finale, vedo sempre che è sempre come un passaggio, no? E io penso che questi due fattori siano un fattore di crescita pazzesca, ma sono fattori di crescita per me, cioè io non lo dico, lo dico ai giovani, nel senso che lo sto dicendo a me stesso, no? Perché ci sono davvero giorni, ti garantisco Ruggero, cioè anche Gino, dove vorresti fare tutto tranne che tenere aperte domande e tranne che metterci cuore. Quindi se ho davanti dei ragazzi così, anch'io mi lascio trascinare, forse combino qualcosa, per cui spero di averli, ma devo dire che ce li ho, Io voglio aggiungere una cosa, Ruggero, perché è importante, se posso dare non dico un suggerimento, però come dire, raccontare la mia esperienza, che si traduce in una parola, che è collettivo. Io credo nel collettivo, il nostro studio è un collettivo, io credo che i giovani, cioè le persone più giovani, insomma, che si affrontano la professione, per anni, poi negli anni passati, no, c'erano i microstudi, no? Io credo oggi nel collettivo, credo che mettersi insieme anche è straordinario, perché produce energia, perché mettendosi insieme ci si supporta, si cresce insieme. L'esperienza che ho fatto io, credo che ha fatto anche Gigi, è quella di avere dei soci, avere dei studi allargati, quindi credo, non, i giovani devono vedere questa... l'idea del collettivo, cioè del mettersi insieme come una forza, non un po' anche il mio studio, ad esempio, non si chiama, ma anche quello di Gigi, non si chiama, ha un nome che non c'entra niente con i soci, cioè non mi interessa che venga il nome dei soci, proprio perché deve comparire il collettivo, cioè i giovani devono riconoscersi in una struttura comunitaria, cioè devono lavorare insieme, quindi è il collettivo che vince, non è finito il periodo dei grandi nomi, come delle grandi personalità, delle prime donne. Per cui suggerisco sempre questo, mettetevi insieme, lavorate insieme, perché è straordinario, insomma, avere delle persone con cui si lavora bene insieme.
perché produce il risultato è diverso, insomma. Scusa se aggiungo solo una cosa, perché quello che dice Gino è molto vero, è molto vero. Aggiungerei una piccola, diciamo, come se fosse un nota bene, no? Una piccola punta, che collettivo e anche multidisciplinare, cioè nel senso che è importante, che vedo che è importantissimo per me avere di fianco, anche se a volte li copro di improperi, questo succede spesso, no? Colleghi ingegneri, impiantisti, strutturisti e vari altri soggetti che vengono da totalmente altri mondi e altre discipline, no? Però questa continua interfaccia fa crescere, apre la mente, apre la possibilità di rispondere anche alle cose, alle sollecitazioni della realtà, che sono spaventosamente complesse, immensamente complesse, perché un architetto non può conoscere tutto, ma questa immensa complessità, se condivisa e se è tema di un lavoro multidisciplinare insieme, secondo me può essere affrontata anche con letizia, anche con gioia, no? E non solo con a volte il magone, no? Mi sembra una cosa molto interessante. Allora, su questo punto posso dire che c'è una parola che ho letto nel sito di Più Art, Gino, che esprime proprio quel concetto che tu dici di collettivo. A un certo punto dice, parli di un insieme armonico, quasi un'orchestra, no? Allora, questo concetto di orchestra dove, come dire, ci sono le singole individualità, ma che tutte lavorano per un bene comune. E quindi, come dire, le identità diverse, le formazioni diverse, le differenze, però sono per uno scopo comune. E mi ha molto colpito, perché tante volte quando uno sente parlare di collettivo c'è un po' l'idea della pianificazione, no? Invece l'orchestra è la valorizzazione dei singoli, ma anche dell'armonia che ne esce. Guardate, io sono... Non so, sono contentissimo. Mi spiace solo di una cosa, che non siamo presenti, perché vi abbraccerei entrambi per dirvi quanto vi sono grato di come abbiamo passato un'ora e mezza bellissima, no? Per cui mi spiace solo che non siamo lì fisicamente, perché vi direi grazie di cuore abbracciandovi. Per cui grazie tantissimo per la vostra disponibilità, per la ricchezza dei contenuti. Credo che ognuno di noi va a casa con un sacco di spunti, io spero proprio di domande, no? Come abbiamo detto, facciamoci, non abbiamo paura a farci le domande, e se anche abbiamo poche risposte non importa, ma facciamoci le domande, perché l'innovazione, il cambiamento parte da delle domande. Quindi vi ringrazio tantissimo, ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato, vi do un arrivederci a presto come filiera dell'edilizia di CDO, e passerei la parola a Simona per gli avvisi e saluti finali. Simo? Grazie mille Ruggero, grazie a tutti voi, veramente condivido e ringrazio per questa ora e mezza che abbiamo passato insieme, veramente di apprendimento, perché questo è ascoltandovi. Andiamo a casa tutti con dei suggerimenti, quindi da domani io mi sono presa tantissimi appunti, ma voglio ricordare uno per ciascuno, bellissimi. Rigenerare spargendo semi di qualità, e quindi da domani ci impegneremo a farlo di più, a farlo meglio, e progettare mettendo al centro la persona, devo dire che è un tema che mi sta molto a cuore, perché è quello che cerchiamo tutti noi di CDO Edilizia di fare ogni giorno. Vi invito alla presentazione dello studio Milano Inclusiva, 10 anni di edilizia abitativa convenzionata, del 28 maggio alle ore 12. Sarà presente il nostro presidente, l'avvocato Guido Bardelli, e quindi ci rivediamo tutti lì. Grazie e buona serata.